Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Siamo su Deftor e siamo nel dungeon dei funghi, così è stato chiamato, io così lo chiamo. Possiamo parlare con lui? Oh piccolo uccello, sei venuto in gabbia come me. Grant sarebbe lui, che dice che Grant ha delle buone idee, ma alla grande rana non piacciono. Grant non vuole indossare questa maschera della grande rana. La grande rana non ha accettato che Grant è un individuo a sé, cioè con un pensiero, insomma, quello penso intenda. Allora, attenzione. No, tu non hai capito proprio che ormai ti disintegro. Allora, noi la chiave mi pare... C'eravamo una chiave? Ah, questa è la... Il re rana. Cosa stai facendo qui? Quando mi hanno detto che c'era un corvo che causava problemi nelle rovine... dovevo vederlo da me. Se sei qui per la mia anima, allora buona fortuna. Ho guadagnato il mio potere nel modo giusto. Cioè, nel senso che non ho imbrogliato nessuno, penso intendesse questo. Ah, lo potevo colpire, perfetto. Ah, là sotto io posso andare. Questa è la solita porta con quattro, dove servono quattro anime. Perfetto, allora dobbiamo trovare queste quattro anime. Qua, gentilmente qua. Grazie. Ok, questa è fatta. Quella a cosa serviva, quell'altra? Qua. Qua, gentilmente. Grazie. Non so dove porta quella strada, ma... Ok, questa la possiamo prendere. Qua si va avanti. Aia. Oh, allora stanno incazzati questi. Io pensavo che fossero, non dico buoni, ma che non dessero troppi problemi. E il problema è che non si riescono a prendere. Mortacci di che dico io. Pericolosissimi questi, perché sembra che non ti prendono e invece poi fanno un danno saltando bestiale. Ecco. Siamo morti? Beh, quasi, eh. Ridendo e scherzando siamo quasi morti. Però forse ce l'abbiamo fatta, eh? A fare questa parte, a prendere la prima animella. Bloccato in questo dungeon, non era il modo in cui volevo andarmene. Ovvero nel quale volevo morire. Non so in realtà come si traduca in italiano la parola dungeon. Cioè, il dungeon ormai è utilizzato in questo modo. Cioè, come si traduce dungeon?
Non ne ho idea. Allora, qua fermi tutti, fermi tutti. Quanti semi ho? 12. Allora curiamoci, dai. Andiamo da questo lato. Allora, io credo di dover accendere queste fiamme, ma... Ma che c'è? Ah, qua si torna indietro? Ok, benissimo. Ok, qua possiamo tornare indietro, perfetto. Però adesso dobbiamo prendere la chiave. Allora, se lui mi fa il favore di venire qui, grazie, noi possiamo prendere la chiave. Mentre invece, quello non so se si può rompere da questo lato, effettivamente. Cioè, mi sembra parecchio impossibile farlo colpire da qui. Allora, vediamo cosa c'è di qua. Calma, amico mio. Calma che ce n'è per tutti. Non è morto lui? No. Allora. Qua che c'è? Ah, questa va alla casa... Alla casa del re Frog, del re Rana. Ok, qua sblocchiamo questa. Ma di preciso... Cioè, dove siamo? Non fare caso a me, sono solo fuori per una nuotata. Ti vorresti unire a me? Penso di no, vero? È una decisione saggia, perché avrei provato ad affogarti. Sono una persona onesta, sicuramente conta qualcosa, no? Cosa posso dire? Io non lo posso prendere là. Mi sto un po' perdendo. Mi sto onestamente perdendo. Ci sono mille strade. Sono mille strade, mi sto proprio perdendo. Dove caspita bisogna andare? Ok, abbiamo preso un'altra chiave. Tutto ciò stiamo prendendo chiavi su chiavi. Ma non so cosa aprono. Cioè, non è che non so cosa aprono, è che ci sono diverse cose che possono aprire, più che altro. Diverse strade. Ce n'era una al centro, una a destra, e immagino che qua ce ne sarà un'altra, a questo punto. Vediamo se qua c'è un'altra chiave, un'altra strada, qualcosa. Qua che c'è? Un'altra strada ancora. Là come si sale? Non posso salirci? Qua dove caspita siamo? Siamo rispuntati alle rovine? Non ci posso credere. Siamo rispuntati alle rovine. Ma è una follia. Qua non c'eravamo stati? Dove caspita siamo? Fermi tutti. Fermi tutti. Non mi voglio perdere, che c'erano già 2000 strade. In questo modo diventerebbero ancora di più. Però questo lo vorrei prendere io.
scusate, permesso. Permesso? Grazie. E da qua devo fare tutto il giro e ritornare alla... là dove ero prima? Per forza. Non ho altro modo per tornarci. Oh mamma mia. Ma si entrava da qua? Sì, si entrava da qua. Che delirio. Adesso devo rifare la strada che avevo già fatto, quindi. Qua c'ero già stato. Sì. Qua direi decisamente di sì. Allora, visto che siamo da questo lato, qua ci sta altra roba da vedere. Qua ci sta un altro lato ancora. Qua dove... ah, qua si andava alla... alla casa. Mortacci suoi. Allora, questo lo vorrei subito far fuori perché è fastidiosissimo. E niente. Dai, su, e che ci vuole? No, questi sono fastidiosi, eh. Questi forse conviene farli con... dalla distanza. Mortacci, di che dico io? È un po' lentuccio a caricare. Mi stanno chiudendo, mi stanno chiudendo. Ma poi che animali sono? Fanno veramente schifo. Ecco, siamo morti come degli idioti, oh. Come degli idioti. Come degli idioti. Qua ci saranno tutti i nemici, mi pare, no? Ah, non lo so. Sì, ci sono tutti i nemici. Perfetto, ma tanto noi li ignoriamo assolutamente. Ma quanti attacchi fa? Mamma mia, che odio. Che odio sti ragni. Ok, sto prendendo la... no, ma come ho fatto a prenderlo in faccia quello? Chissà se... ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Qua potremmo prendere un semino, però vediamo. Dipende da dove spuntiamo ora. I passaggi fuori dal dungeon sono chiusi e la porta dietro l'ufficio... anche qualcosa che è stato bloccato, insomma. Siamo intrappolati qui. Allora, noi abbiamo preso già due anime. Abbiamo ancora una chiave, tra l'altro. Poi mi spiegherete quando morirò perché io non mi curo in tutto ciò. Sono... cioè, non voglio sprecare i semi, ma ne ho 13. Veramente... come? Ma non posso spuntare qui, dai. Ma perché mi devi ogni volta far fare tutto il giro per rientrare? Ma dov'è l'entrata ora? È là sotto. Questa è cattiveria, eh? Questa è cattiveria. Allora, siamo di nuovo qui.
Adesso dobbiamo andare nell'altra strada. Qua non c'era un seme da qualche parte, non l'avevo piantato. I rischi. Ecco, appunto. Me lo merito, eh. Meritatissimo questo. Meritatissimo. Però avete un pochino anche rotto le scatole, eh. Non so com'è che mi abbia lisciato un miracolo, veramente. Scusatemi, perché faccio ste strade? E poi sbaglio le strade, quello è il problema. E qua non ci siamo andati noi. C'è un'anima, abbiamo solo una vita. Fermi tutti. Allora, ci ricarichiamo. Alla fine è stato comunque inevitabile. E andiamo a prendere quest'altra anima. Allora, vediamo un po'. No, queste robe devono proprio crepare subito, che sono pericolosissime. Dai, questo è fatto, mi sa. Questi qua subito, via. Chiudiamoli all'angolo. Ok, perfetto. Scala, grazie. E altra anima. Il signore delle porte sta perdendo... Diciamo, sta perdendo il polso della situazione, nel senso si sta perdendo ciò che sta succedendo a causa della sua vecchia età. Come può aver lasciato che le porte non funzionassero in questo modo? Sì, perché tutte queste anime sono rimaste intrappolate perché appunto la porta della morte è stata chiusa. Ricordiamolo, è per questo che stiamo facendo tutto ciò, perché c'erano queste anime intrappolate e noi stiamo prendendo queste varie anime per poi poter riaprire la porta della morte. Te l'ho detto già, Corvo. Non avrai fortuna se cercherai di detronizzarmi. King of the Swamp, mi chiamano così. Cos'è Swamp? Continua a chiedermelo. Vabbè, da quando ho preso il potere ho ripulito tutto e adesso la vita... c'è vita nell'acqua. Questi figli della foresta e la loro madre stavano semplicemente in mezzo a questo progresso, non era nulla di personale. Sto solo adattando il mondo come te e il tuo padrone e i tuoi padroni avete fatto. Hai visto com'è là fuori? È un casino. Nessun'altra anima, nessuna nuova anima viene in questo mondo. E in questi giorni, da quando la tua commissione ha messo in atto il tuo sistema. Quindi buon lavoro su quello. Ma noi possiamo colpirlo, vero? Sì. Come la strega. Adesso ha detto, c'è veramente una brutta puzza qua. Aspettate, io di là non posso salire però. Niente, devo andare per forza avanti di qua, non posso fare altro, mi sa. Allora, però... ci siamo quasi, Ci siamo quasi perché... Questa qual è? L'ultima anima che manca? Ok, qua...
Dobbiamo uccidere tutti subito. No, ma perché è caduto? Mannaggia. Questo effettivamente non ci avevo pensato. È un ulteriore problema. Che cos'è? Niente, niente. Continuiamo a cadere in acqua. Continuiamo a cadere in acqua. Ok, dai che manca soltanto lui. Dai che manca soltanto lui. Avevamo solo una vita. Vabbè, ha detto intrappolato per l'eternità in un dungeon. Non c'è nulla qua sotto di bello, ecco. Ok, abbiamo preso le quattro anime. Quindi adesso non ci resta che tornare indietro. Corretto? Di qua dove arriviamo? Ma qua c'è un'altra chiave. Fermi tutti. Questa chiave a che serve? Qua, qua, qua. Aprimi questo, grazie. Niente, mi sono fatto colpire. Mi sono fatto colpire. Allora. Ok. Fatto? No? Perché no? Non era giusto. Forse. Sono troppo lento, mannaggia. Perché mentre faccio alcune di queste, le altre si spengono. Cioè, più che altro il problema è che non mira bene. Ok. Ho preso una chiave che non so a che serve, onestamente. Forse lo scopriremo dopo. Prima o poi lo scopriremo, spero. Oh mamma mia. Va bene, questa è fatta. Ma ci sta un'arma. Ma io non posso raggiungerla quest'arma. Perché non posso saltare. Queste cose proprio sono insopportabili. Comunque siamo tornati qui. Ok. Si è aperta la porta. Abbiamo mille robe per potenziarci. Ma noi questo ancora non lo possiamo fare. Aspettate, forse adesso ci dà un ulteriore potenziamento. Sì. Ok, questo è il solito.
questa non è facile. Questa è una roba abbastanza complessa da fare. Soprattutto tutti questi nemici insieme sono una rottura. Aspettate, fermi tutti, questo me lo voglio... Ma come ha fatto? Ma cioè quanta... Quanta vita ha? Ma quanta vita ha quello? Mamma mia, mamma mia. Fermi tutti, questo deve prendere solo mazzate. Fermi tutti. Ok. Allora, questo è fatto. Dai, che sfiga. Sono stato preso per caso, questa cosa mi fa seccare. Dai, venite qua però che non vedo niente. Ah, questo è posto, eh. Meglio farlo fuori adesso. Ok. Abbiamo solo due vite. Ok, però abbiamo finito, mi sa. Un dono per il corvo, per aiutarti, insomma, ad andare avanti nella tua missione. Ok, abbiamo un nuovo potere. Penso che adesso possiamo finalmente distruggere questi robbi da soli. Come prima è stato il fuoco che ci serviva il fuoco, diciamo, poi non ci serviva più. Adesso abbiamo questo. Però ci sta un po' di più a caricare, eh? Allora, leggiamo un po'. È il libro abbandonato. Un evento sismico è stato rilevato nella regione intorno alla porta della morte. Ci è stato ordinato di chiudere tutte le porte e chiudere tutti, diciamo, gli obiettivi di trapasso nella regione. Ci sono ancora molti Reapers attivi là fuori, quindi i trapassatori, ma questi ordini provengono dall'alto, quindi non faremo domande. Comunque continuo a chiedermi cos'è successo a tutti i corvi che erano ancora là fuori. Tipo noi, immagino. Altri corvi tipo noi. Allora, abbiamo preso un po' di energia, adesso credo che possiamo tornare alla hall. Ok, abbiamo sbloccato un ascensore che ci porta comunque in una nuova zona. Fermi tutti, prima di andare di là, voglio aprire questo. Perché qua ci sta qualcos'altro da prendere. Questo cos'è? Proprio un modellino di un'antica porta del trapasso. Non funziona. È stata fatta probabilmente molto tempo fa. Chissà cosa serve. Forse è solo un collezionabile. Allora, leggiamo. Libro abbandonato. Il mio collega ha fallito nel tornare da una missione di routine. Ho provato a
ad andare a controllarlo attraverso la sua porta, ma questa è risultata chiusa. Ordini dall'alto, apparentemente. Ho chiesto all'ufficio direttivo, ma hanno insistito dicendo che era una normale procedura e che il caso era chiuso. Non ho avuto nessuna notizia del mio collega. Lui ha detto di essere stato assegnato ad assistere una potente strega. Ok, abbiamo capito di chi parla. Era un po' preoccupato prima di iniziare. Ok, però poi ha capito che era una vecchia signora abbastanza adorabile, insomma, abbastanza buona. Mi chiedo se lei abbia qualcosa a che vedere con questa chiusura. Io spero che lui stia bene. Ok, quindi questo collega è stato assegnato ad agevolare il trapasso della vecchia strega. Ok, sei stato in tanti posti, vero? Le tue porte sono ovunque. Un piccolo uccelletto mi ha detto che sei persino... sei persino finito dal grande boss dell'ufficio a un certo punto, ovvero il signore delle porte. Che strana cosa. Mi chiedo se qualcuno... Tampered non vuol dire che... Non so che cosa voglia dire. Forse qualcuno ha manomesso la tua porta? Può essere? Non lo so. Avrebbe senso. Ci sono pochi Reapers rimasti in servizio. Ho sentito dei rumors che alcuni corvi sono stati lasciati liberi fuori dalla commissione. A parte che abbiamo 1200. Volevo fare il boss finale, ma forse siamo andati un po' lunghi, vediamo. E The Reapers Speed, ok, possiamo fare o due da 600 oppure uno da 800 e basta. Tipo l'energia magica o la forza. Facciamo l'energia magica, visto che adesso abbiamo pure la super bomba. Effettivamente non so qua dentro come faccio a ricaricare l'energia, che solitamente stavo sprecando tutto. Allora, facciamo così. Questo penso che faccia danno anche a noi, se siamo vicini. Questo è un grammofono chiamato dispositivo di sorveglianza. Sembra che qualcuno stia spiando la commissione. Qua c'è il nostro solito libro. Il recente evento sismico ha mandato il management superiore in delirio, insomma. È stato ordinato di cancellare tutte le menzioni adesso dalle registrazioni e chiudere tutte le assegnazioni attive nella regione. Non posso lasciare sulla mia coscienza tutti quei Reapers che rimangano tagliati fuori dalla commissione e dalle loro case. Proverò a mio modo a vedere a cercare di aiutarli. Se riuscirò a tornare tutto d'un pezzo, aggiornerò questo diario per dire cosa succede. Non siamo riusciti però ad andare da quel lato, effettivamente. Adesso però vi posso sbloccare questo. Ok, piccolo uccello hai salvato Grant. Grant sarà per sempre riconoscente. Ok, non so a cosa è servito, ma noi da quel lato come ci andiamo? Ok, allora, fermi tutti. Allora, qua c'era innanzitutto una zona qua dove non ero andato. Ok. Magari ci può... Ah, ecco da dove si apriva la scorciatoia. Ok, adesso torniamo indietro perché c'era un'altra zona invece dove non eravamo andati. E chiaramente skipperò tutti i nemici.
o forse li affronterò, non lo so, dipende da cosa mi va di fare. Allora, qua c'eravamo saliti effettivamente, poi ci ritrovavamo in questa stanza dove non potevamo fare molto, però noi da questo lato non siamo andati, non siamo saliti, cioè siamo riscesi subito. Di qua non ci siamo andati, o mi sbaglio? Mi pare di no. Infatti qua possiamo sbloccare questa scorciatoia, che non serve molto effettivamente, però qua si è aperto forse. Questa parte era chiusa forse. Ah, ecco cosa abbiamo trovato, un'altra arma. Bene, vedete che l'esplorazione dà i suoi frutti. Allora, quest'arma com'è rispetto alle altre? Allora, fa molto più danno, chiaramente ha molto... è molto più lenta. Fa solo due colpi alla volta. Bah, onestamente non è proprio il tipo di arma che prediligo. Però... non è che mi fa proprio schifo, ecco. Adesso un'altra cosa che dovremmo fare è prendere quell'arma là sotto. Ma io non so come arrivarci. Non ho proprio idea di come arrivarci. Cioè, la direzione è questa. Il martello è un po' lentino, eh. Eccola la direzione. Adesso possiamo andarci. E qua, ecco a cosa serviva la chiave in più che avevamo. Prendere... è un'arma? Sembra un'arma. No. No, non è un'arma. Comunque io preferisco quello veloce come arma. Da qualche parte di qua. Dovrebbe essere. Vabbè, facciamoli venire dove vogliono questi, tanto noi ce ne dobbiamo andare. Era di qua, perfetto. Anche se qua credo che ci sia la boss fight. Infatti qua c'è la rana. Non ti arrendi così facilmente, vero? Lo sai, là fuori? Una piccola rana in un grande stagno. Ero una piccola rana in un grande stagno, ma qui sono all'apice della catena alimentare. È il mio piatto preferito, il mio pasto preferito, sono tutte quelle deliziose anime. Vabbè, lui vuole mangiarci, in pratica. Vuole mangiarci... E questo è quanto. Ok, siamo alla Flooded Fortress. Quindi alla fortezza... come dire... Flooded significa... non mi viene il termine. Tipo piena d'acqua, insomma. Sommersa, ecco. Sommersa credo vada bene come termine. Ah, c'è un posto in cui possiamo salvare? Non vedo nessuna porta per tornare indietro e salvare. Ok, qua non possiamo andare. Qua possiamo tirare una freccia. Qua niente.
Allora, di qua. Di qua non si può andare a meno che non si colpisca quel coso. Ok. Di qua si può andare, così che possiamo anche salire. Ci stanno troppe strade, però, eh. Proprio per i miei gusti è il male. Quando ci sono troppe strade. Ok. Allora, questa è fatta. È anche difficile non cadere in acqua, eh. Ma secondo me qua c'è solo qualche ricompensa. Non si va avanti. E infatti era per prendere questo. Quello là sopra invece non so come prenderlo. Niente ragazzi, sono andati un po' lunghi. Che non era proprio la mia intenzione. Vediamo. Magari a prescindere dividerò in due. Dove stiamo andando? No, fermi tutti, aspettate. Quella mi sembra... Cioè, c'è la statua sua del re Rana, quindi... Preferisco prima andare ad esplorare da quest'altro lato. Fermi tutti che qua ci sta qualcosa, eh. Questi non si possono aprire. Questi passaggi a terra. Ok, qua c'abbiamo un seme. Qua niente di che. Questo l'abbiamo preso. Qua non possiamo andare da nessuna parte per ora. Se lo colpissimo con una freccia. No, siamo troppo rialzati. Siamo proprio in una prospettiva diversa, insomma. Niente, di qua non si può andare sicuramente. Cioè, non in questo momento. Io sono abbastanza sicuro che prima o poi si potrà fare un salto e volare in qualche modo. Per esempio, qua se noi riuscissimo... a colpire quella roba... forse... riusciremmo ad arrivare. O forse dobbiamo fare tutto questo giro necessariamente. Qua il cancello è chiuso. Quindi siamo obbligati ad andare da questo lato. Allora, leva. Altro seme. Voleva sorprenderci, ma non è andata a buon fine. Ok, abbiamo sbloccato effettivamente dei cancelli. Bello, bello. Qua abbiamo quindi una nuova strada da percorrere, sempre su queste piattaforme sospese sullo stagno. Qua un cancello nettamente chiuso. E mo'?
tutti morti. Bene così. Meno lavoro da fare. Fermi tutti. Un intruso e si sta introducendo, si sta infiltrando. Rimpiangerai di aver oltrepassato questa zona. Ma io ti ringrazio, è fatta per ora, uccellino. Verrai schiacciato. Invece è rimasto lui schiacciato. Sei sicuramente determinato, corvo. Mi piace la mia armatura? Era troppo piccola, ma ho fatto in modo che mi andasse. Vuoi credere che l'ho trovata semplicemente giacendo in giro, andando in giro? Sei soltanto uno di quelli che sta sulla via del progresso, questo è l'ordine naturale. I più forti sopravvivono. Ma io posso essere d'accordo, ma l'hai sentito? Vai. Però io volevo salvare. Ok. Ragazzi, io non so se è venuto troppo lungo effettivamente il video, però vi saluterei qui, magari con qualche taglio non viene troppo lungo. Io vi ringrazio e vi invito a lasciare un like, ad iscrivervi al canale e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!